Bene amici di Medico Snake, in questa videoguida parleremo di musica e cloud storage. Cloud storage come Google Drive, Dropbox e OneDrive, perché grazie ad uno di questi tre servizi che noi andremo a utilizzare si ha la possibilità di ascoltare musica e streaming, proprio come avviene in Spotify. Ma a differenza di esso, scegliamo noi la musica di cui eseguire l'upload per poi andare a riascoltarla da qualsiasi dispositivo Android in nostro possesso collegato a quell'account. Ma detto questo, andiamo subito a vedere come procedere. Bene amici di Medico Snake, sono qui con il mio computer con a bordo Android proprio per farvi vedere come funziona lo streaming della musica tramite Google Drive, Dropbox o OneDrive. Detto questo, cosa ci serve? Andiamo subito al Play Store e scarichiamo l'applicazione Bit. Questa applicazione consente di collegare uno dei tre nostri account per far sì che avvenga lo streaming della musica laddove noi abbiamo eseguito l'upload. Ok. Detto questo, apriamo subito l'applicazione e vediamo come si presenta. Qua faccio accetto e si presenta con le voci USB Storage e Cloud. Nel nostro caso ci interessa la voce Cloud. Ed ecco qua, come prima schermata si presenta il changelog dell'applicazione, facciamo ok e subito dopo abbiamo subito la schermata dei vari servizi cloud. Ho escluso Box perché io personalmente non lo utilizzo, ma per chi lo utilizza, ne può usufruire. Ok, nel mio caso vado ad utilizzare OneDrive. Nella schermata successiva metto il mio account OneDrive. Ok, faccio accedi ed attendo alla schermata successiva. Nella schermata successiva, l'app ci chiede di accedere ai nostri dati dell'account OneDrive. Ok, faccio sì ed attendiamo il caricamento delle cartelle che noi abbiamo sul nostro account. Ok, come vedete, qua mi compaiono le cartelle che io ho sul mio account OneDrive. Detto questo, vado subito a trovare la cartella musica. Qui ho due album di prova che io ho caricato. Clicco uno dei due, però prestiamo attenzione perché l'ascolto del brano si basa anche sul buffering della musica. Quindi ogni tanto ci sta quella piccola pausa sul brano perché deve seguire il buffer sottostante. Ok, detto questo, vi faccio subito vedere come si presenta l'applicazione. Faccio play. Come vedete qua in basso sta caricando ed ecco qua. Adesso per un pochino si stacca. Ed ecco qua. Qui sta eseguendo il buffer del brano. E poi vediamo che continua. Non so se riuscite a sentire la musica sottostante. Ok, questa qui è l'applicazione. Noi ovviamente possiamo tornare anche indietro per andare a scegliere un altro tipo di cartella di musica o tutto quello che sia. Quindi ritorno indietro, faccio di nuovo OneDrive. Ad esempio, clicco sulla. La musica e posso tranquillamente cambiare cartella. Clicco qua. Succede come è accaduto prima. Per un pochino si ferma perché ci sta il buffer sottostante. Poi la musica riprende tranquillamente. Vedete? Ok, perfetto. E questa videoguida per chi serve ne può fare molto molto uso e per chi utilizza uno dei tre seguenti servizi può tranquillamente ascoltare musica e streaming caricata sul proprio account.
Bene amici di Mitico Snake, siamo giunti alla fine della videoguida, quindi si può dire che sia un'ottima alternativa, anzi non un'ottima ma una buona alternativa per chi utilizza il servizio di musica streaming come Spotify. Per altre informazioni e link di download relative all'applicazione che ho utilizzato in questo video sono online da oggi sulle pagine di medicosnake.wordpress.com. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e aiutate a crescere il canale. Per Medicosnake, Raffaele Maurizio.